fino ad inizio anno gestito per conto dell'amministrazione da una cooperativa sociale di tipo B. Con il nuovo bando, la cooperativa, che impiegava 6 persone, di cui 3 seguite dai servizi sociali per il reinserimento terapeutico, non ha potuto essere ammessa perché il bando pubblico era molto più restrittivo e permetteva la partecipazione ad associazioni sportive. Una situazione molto grave, perché lì ci lavoravano in questo servizio, in una cooperativa, 5 lavoratori, tra cui 3 erano inserimenti seguiti da servizi sociali, quindi che aveva la doppia valenza sia come lavoro sia come inserimento. È stato fatto un affidamento a una società sportiva, fatto anche in maniera discutibile, perché è stato scelto praticamente dando la possibilità di partecipare soltanto alle associazioni sportive di basket di Terranova. E ora questi lavoratori che c'erano prima perderanno le ore che lavoravano lì, che sono molto consistenti, e le condizioni in cui, se ci saranno lavoratori nella società sportiva, sono tutti da vedere. Comunque sicuramente la metà del costo degli stessi lavoratori che ci lavoravano prima e che prendevano stipendio di 8 euro all'ora, magari alla cooperativa costavano 16, perché poi giustamente c'era pagare il contributo, le pensioni e tutto il resto, ma comunque a costi risibili. C'è un fenomeno in sostanza in cui i funzionari, che costano grosso modo quanto un appalto, questo pare che costi intorno a, costava 58.000 euro, magari i funzionari che fanno la gara costano il doppio di questo della gara stessa, risparmiano verso il basso, che significa risparmiare sui più poveri e anche sugli utenti. Sì, io ho intenzione di fare una sorta di campagna di stampa di denuncia quotidiana, dato che queste cose in genere passano nel silenzio, tranne dei lavoratori disgraziati che vengono coinvolti e penalizzati. Sa intenzione di denunciare pubblicamente quello che avviene, in maniera che chi fa queste scelte sciagurate, se non si gioca altro, almeno la faccia se la gioca rispetto all'opinione pubblica e anche ai cittadini, perché quello che sta accadendo è veramente una vergogna.